Tutto come previsto, ma non è stato facile per la capolista Kucin Lube Macerata nel campionato di Serie A di volley che nell'ultimo match dell'anno ha liquidato la pratica Ravenna al Fonte Scodella con l'ottavo 3-0 stagionale. Gara senza storia con i parziali 25-23, 25-20, 25-15 che ha permesso ai biancorossi di sigillare la decima vittoria consecutiva, record storico per la società di Giulianelli. Sentiamo le dichiarazioni a fine match con coach Giuliani, Podrascanin e il rientrante Parodi. Siamo primi in classifica con un bel distacco, quindi questo è importantissimo e sono ancora più contento per me perché comunque finalmente forse sto riuscendo a trovare la condizione migliore e oggi sono contento perché ho giocato senza nessun antidolorifico, non ho nessun dolore, quindi questa penso sia la cosa più positiva da prendere per me su questa partita. Quello era più importante, vincere oggi 3 punti. Forse era la nostra peggiore partita quest'anno, però è importante che abbiamo vinto e che abbiamo fatto la 10ª vittoria di fila, che è un buon risultato sicuramente. E dopo Supercoppa che abbiamo perso il primo trofeo, abbiamo detto che vogliamo girare tutto e vincere tutte le partite. Ecco, abbiamo dimostrato tutto nel campo e abbiamo vinto tutto. Una partita dove Ravenna non ha avuto tutti i suoi titolari e di questo ne dispiaccio, però sì, una partita dove dovevamo fare risultato, ne abbiamo approfittato anche per reinserire in campo Parodi dal primo set e per far giocare Stefano Patriarca che se lo merita in quanto ha impegno, non è secondo a nessuno. 3 punti venuti abbastanza semplicemente, se non fosse per qualche amnesia che abbiamo avuto all'inizio del secondo set in particolare, quindi bene questo primo posto in classifica che consolidiamo aspettando l'incontro di Piacenza. Veramente tantissimi auguri a tutti i tifosi, a tutti quelli che ci seguono e buon Natale. E auguri a tutti i tifosi della Lube, stasera abbiamo regalato un buon regalo. Tanti auguri di buon Natale, un felice anno nuovo a tutti i tifosi della Lube ma anche a tutti gli appassionati di pallavolo. Grazie.